più delle pillole, eh? Ok? Allora abbiamo tre file, una palla di punta, si ruota verso destra, si attacca, si difende, si esce, ad eccezione della punta che attacca solo, quindi attacca e cade. Ok? Allora, il posizionamento è questo, a giocare sulla linea di passaggio, di far uscire un passaggio o lento o comunque fuori posizione, quindi Vittorio che si alza per andare a ricevere questa palla. La cosa va a girare, come sempre, è la comunicazione, quindi io sono in posizione, qui sulla palla, io lo stai palleggiando, possiamo fare delle finte quasi per andare a bloccare, perché vogliamo che butti la palla sul lato, butta la palla su questo lato, butta, e scopo! E qui già siamo all'idea di tenere un quarto di campo, di mettere forte pressione sulla palla. Tutto il lavoro di uno contro uno che abbiamo visto in attivazione, ok? Quindi lui palla va là, lui pronto, facciamo vedere se è troppo, se è troppo dritto sulle gambe, giù, stai piegando, esci sulla palla, vai, sei uscito. Tu vieni giù, ora in visione degli altri giocatori, ok? Ci siamo? Questo è il primo lavoro. Poi la palla ritorna su, non siamo riusciti a tornare alla palla. Devi volare con la palla e andare, qui che sta molto alto, ci fa piacere, l'idea è impedire il facile ribaltamento, possibilmente dobbiamo ritenere la palla su questo quarto di campo, ok? O comunque far uscire un passaggio lento, nel frattempo di recuperare e essere di nuovo pronto, ok? Ora l'attacco può solo fare dei passaggi senza skip pass, ok? Solo passaggi, proviamo. Braccia larghe, giù, e so, bravo, caccia il tuo cammino, giù, Teo. In più c'è il posto. Allora, come lavoriamo sul posto? Qui ci si
palla vola, la regola è la solita e tu Matte devi venire con una mano davanti al mare, e lui si sposta sulla linea tra le due persone. E io la tanto può anche pensare, può anche pensare. E sulla penetrazione devo mettere forte l'aiuto, lo accompagno. Va bene? Proviamo? Dai! Tiro, andiamo! Tutti arrivi, siamo legati alla
Yeah.
mi manca un esterno già dell'attacco. Thank you.
esempio, vedete come se l'uomo di lato debole non chiama il taglio, ci crea un problema grosso, perché dopo non siamo pronti. Però, ragazzi, è stato veramente super. Poi c'è la verifica.